pensato alla cultura in generale, abbiamo pensato alla musica, abbiamo pensato al teatro, abbiamo pensato alla fotografia, abbiamo pensato alla scrittura creativa, abbiamo aperto, diciamo, abbiamo pensato alla mitologia, abbiamo fatto alcune conferenze, no, legando un po' le dinamiche psicologiche con i miti, ad esempio abbiamo pensato alle fiabe, alle favole, parlando, no, con le persone in un altro modo, quindi utilizzando, diciamo, altri linguaggi. Siamo riusciti invece ad attrarre, diciamo, delle persone che magari non venivano alle nostre conferenze, no, perché si parlava di psicologia, ma magari venivano alle nostre conferenze perché, per vedere uno spettacolo teatrale. No? E questo filosofo, che è eccezionale secondo me da un certo punto di vista, propone, diciamo, la stanchezza, la fatica come antidoto alla nostra società, che è una società iperveloce, no? Cioè, anche essere in salute diventa uno status, no? Da, come dire, raggiungere. L'essere umano, se voi ci pensate bene, a differenza, no, di altri animali, da un certo punto di vista, è anche, diciamo, un animale che ha molto bisogno di regole, no? Di confini, di limiti. Quindi cerchiamo sempre di trovare dei temi che possano lavorare nell'ambito della prevenzione, no? Quindi appunto sulle competenze di comunicazione, le competenze di relazione, di consapevolezza, di modo da dare la possibilità alle persone poi di stare meglio, no?